Buonasera a tutte e a tutti. Un caloroso benvenuto da parte dell'Università di Padova nell'Aula Magna Galileo Galilei, qui a Palazzo del Bo e online sul canale ufficiale YouTube dell'Ateneo, per chi sta seguendo l'evento in streaming. Tra qualche istante inizierà la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca ad honorem in Medicina Specialistica Traslazionale Giovan Battista Morgagni. Al professor Peter Glovitzky, che siamo lieti di ospitare nel nostro ateneo. Vi ricordo, se non l'aveste già fatto, di silenziare, se possibile, i telefoni cellulari. Grazie. La cerimonia ha inizio con l'ingresso in aula magna del corteo accademico. Vi chiedo cortesemente di alzarvi in piedi. Il corteo è composto da felucati, docenti togati del Dipartimento, delegate e delegati della Rettrice, prorettrici e prorettori, dai professori proponenti il dottorato ad honorem, il professor Franco Grego e la professoressa Annalisa Angelini, e infine dal dottorando ad honorem, con il prorettore al dottorato e post lauream, professor Massimiliano Zattin. Il prorettore partecipa alla cerimonia anche per conto della magnifica rettrice, che non può essere presente oggi perché è fuori sede. Potete accomodarvi, grazie. Iniziamo questa cerimonia con un messaggio pervenuto alla Magnifica Rettrice dal Presidente della Regione del Veneto, dottor Luca Zaia. Magnifica Rettrice. Ringraziandola per il gentile invito alla cerimonia di conferimento del dottorato ad onore in medicina specialistica traslazionale Giovanni Battista Morgagni, curricolo scienze cardiovascolari a Peter Glovitsky, mi dispiace molto di non poter partecipare a causa di concomitanti impegni istituzionali. Mi complimento dunque con il professor Globizki già direttore della divisione di chirurgia vascolare ed endovascolare della Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, Stati Uniti. E direttore della Mayo Clinic Gonda Vascular Center. E attualmente chief editor del Journal of Vascular Surgery. Un professionista di fama internazionale che attraverso il suo lavoro ha contribuito a formare generazioni di chirurghi cardiovascolari. Riceve oggi il prestigioso riconoscimento da questa antica università che ogni anno prepara moltissimi giovani alla professione medica. E i risultati degli studi e della ricerca non mancano, come abbiamo visto con il primo trapianto in Italia da un paziente in morte cardiaca, di un cuore fermo da 20 minuti, eseguito alla cardiochirurgia dell'azienda Patavina. Concludo nel salutare cordialmente lei, il vostro ospite illustre e tutti i presenti, dottor Luca Zaia. Prende ora posto sul podio, per la lettura della Laudatio, il prorettore al dottorato e post laurea, professor Massimiliano Zattin. Colleghe colleghi, autorità, studentesse e studenti, ospiti presenti, è con grande piacere che l'intera comunità che forma l'Ateneo Patavino celebra oggi il professor Peter Glovischi, al cui conferiamo il diploma di dottorato d'onore in medicina specialistica traslazionale. Caro professor Glovischi, siamo lieti di accoglierla in questo luogo iconico, l'aula magna dedicata a Galileo Galilei, cuore pulsante di un Ateneo che ha tra i suoi principali punti di forza la capacità di innovare la propria ricerca, accettando anzi direi anticipando le sfide future, così come è altamente innovativa la storia della medicina nel nostro Ateneo e in generale a Padova. Ammesso che l'onore di essere stata la sede della rivoluzione scientifica possa appartenere di diritto a un singolo luogo, tale onore dovrebbe essere riconosciuto a Padova. Scriveva così lo storico della scienza Herbert Butterfield nel 1962. Lo studioso inglese non si riferiva solo al fatto che il nostro Ateneo ha ospitato Copernico e il già citato Galilei. Butterfield ricordava infatti anche un'altra grande rivoluzione scientifica della quale l'Università di Padova può vantarsi, la nascita della medicina moderna. Nella nostra città, infatti, si è passati dalla concezione filosofica della medicina, basata sostanzialmente sulla lettura dei testi classici, alla ricerca autonoma della verità e di nuove risposte, introducendo l'esperienza diretta e l'osservazione del paziente. Possiamo quindi affermare, professor Govitsky, che la medicina a Padova ha alle spalle una storia di grande prestigio. Voglio ricordare, fra gli altri, grandi scienziati quali Andrea Vesalio, Gabriele Falloppio e Giambattista Morgagni, padre fondatore, quest'ultimo, dell'anatomia patologica. Vesalio, insegnante di chirurgia e anatomia, ha avuto l'idea rivoluzionaria di scendere fisicamente dalla cattedra. Fino al suo avvento, infatti, le lezioni di anatomia prevedevano che il docente leggesse le opere classiche, mentre più in basso un incisore sezionava il cadavere e uno stensore indicava agli studenti le parti prese in esame. Vesalio ha scelto, invece, di sezionare personalmente il cadavere un piccolo gesto da un immenso significato simbolico. Non conta più quello che c'è scritto sui libri, ma quello che si vede con i propri occhi. Ed è quindi grazie a Vesalio che viene rivalutato il dato empirico nel processo conoscitivo. La storia della medicina moderna è fatta, in estrema sintesi, di scelte coraggiose e innovativi di uomini e donne che hanno saputo mettere in discussione le conoscenze acquisite. E tra questi uomini e donne c'è anche lei, professor Golvitski. Nato in Ungheria, ha compiuto la sua formazione medica a Budapest, alla Semmelweis University, dove ha conseguito la laurea in medicina con lode. Sin dall'inizio della sua carriera si è contraddistinto per una spiccata propensione verso la ricerca della conoscenza e del continuo miglioramento della propria cultura medica ricerca clinica e pratica tecnica, che l'hanno spinto oltre i confini del proprio paese nativo. Da sempre la sua massima aspirazione era quella di lavorare nel miglior centro di chirurgia vascolare al mondo e per questo motivo il professor Golovicchi si è trasferito alla fine degli anni Ottanta negli Stati Uniti alla Mayo Clinic, centro di eccellenza di fama mondiale nel campo medico e della chirurgia vascolare. Dove ha sviluppato il proprio percorso professionale, diventando chief e raggiungendo grandi traguardi dal punto di vista sia clinico che scientifico. Peter Golvinsky ha dedicato tutta la sua vita ad approfondire molteplici aspetti della chirurgia vascolare, dalla patologia aortica, alle artiropatie periferiche, dall'insufficienza cerebrovascolare alla patologia dei vasi venosi e linfatici. È stato un indiscusso pioniere in questa materia, in particolare nell'ambito della chirurgia della patologia venosa, delle vene centrali e della nutcracker syndrome. Grazie proprio alla sua esperienza e alla sua determinazione è stato dei primi a descrivere la fisiologia e il trattamento chirurgico della nutcracker syndrome, facendo luce su una patologia che in passato era in gran parte misconosciuta e ottenendo eccellenti risultati con il suo trattamento. Ma Peter Glovinski è molto di più di un grande chirurgo e ricercatore, è anche un grande maestro, che per molti anni si è impegnato nella formazione di giovani chirurghi in campo sia nazionale che internazionale. È stato mentore di 85 chirurghi vascolari in formazione e di 25 research fellows internazionali. Grazie alle sue collaborazioni con altri centri di eccellenza, come la Chirurgia Vascolare di Padova e l'Università di Padova, è stato in grado di diffondere la sua esperienza e il suo sapere in tutto il mondo, contribuendo a formare un'intera e nuova generazione di chirurghi vascolari. In un periodo in cui l'attenzione verso la formazione delle nuove generazioni di medici è centrale, la presenza qui oggi è motivo di grande orgoglio. Il professor Golovinsky incarna infatti i massimi valori su cui si basa l'alta formazione scientifica universitaria. Una commistione di profonda conoscenza della materia, vivace curiosità critica e spirito propositivo e intraprendente. Questi sono i cardini su cui si basa la ricerca nel suo senso più profondo. Una spinta verso nuovi traguardi e frontiere della conoscenza. Il cuore pulsante della scienza è la ricerca del sapere e la sua trasmissione. L'attività scientifica di Peter Glavinsky è stata caratterizzata da un importante contributo in praticamente tutti gli ambiti della chirurgia vascolare. È autore di più di 500 pubblicazioni peer review, ha scritto oltre 250 capitoli di libri, editoriali e recensioni e ha tenuto più di 600 presentazioni a congressi internazionali. È stato presidente della Society for Vascular Surgery, principale società di chirurgia vascolare a livello internazionale ed Editor-in-Chief del Journal of Vascular Surgery, la più importante rivista scientifica del settore. Possiamo quindi dire che il professor Glowiski è senz'altro uno dei personaggi più influenti al mondo in chirurgia vascolare, grazie al suo impegno, alla sua passione, al suo carisma e alla sua profonda e appassionata dedizione al lavoro. Per tutte queste ragioni, sono onorato di presentare alla comunità accademica padovana il professor Peter Golvitsky, eccellente chirurgo, instancabile maestro che ha dedicato la sua vita alla chirurgia vascolare, migliorando la vita di molti pazienti e portando un importante contributo al progresso della scienza medica. Benvenuto tra noi, Peter Golvitsky. Welcome to the University of Padova. Il professor Franco Grego, professor d'onore in medicina specialistica traslazionale Giovanni Battista Morgagni, a Peter Glovizchi. Il professore legge le motivazioni per conto del professor Federico Rea, direttore del Dipartimento di Scienze Cardiotoraco-Vascolari e Sanità Pubblica, che non può essere oggi qui a causa di impegni istituzionali fuori sede. Autorità, civili, militari, colleghi e colleghe, signore e signori, il dottor Peter Klowinski è professore emerito di chirurgia presso la Mayo Clinic di Rochester, Minnesota, dove ha ricoperto la carica di direttore di dipartimento e del Gonda Vascular. Ha eseguito oltre 10.000 interventi presso la Mayo Clinic e la sua competenza clinica è universalmente riconosciuta ed è stata richiesta da numerose istituzioni nazionali ed internazionali nonché dalla Casa Bianca negli Stati Uniti. Il dottor Glowinski ha arricchito la chirurgia vascolare negli ultimi decenni con i suoi innumerevoli contributi scientifici. È stato un mentore carismatico per molti degli attuali più noti esperti internazionali nel nostro settore. Il suo successo personale non lo ha mai distolto dal rimanere una persona umile e sincera e rispettato da tutti. Attualmente è editore capo del Journal of Vascular Surgery. La sua visione e le sue qualità di leadership sono state riconosciute anche da tutte le principali società vascolari del mondo. Ed egli è stato conferita la presidenza della Società for Vascular Surgery, dell'American Venus Forum, dell'International Union of Angiology, della World Federation of Vascular Society and della Clinical Vascular Society. È Distinguished Fellow della Società for Vascular Surgery e dell'American Venus Forum Society, membro dell'American Surgical Association e membro onorario di 19 società nordamericane ed internazionali. Ha più di 500 pubblicazioni sottoposte a revisione, oltre 250 capitoli di libri editoriali. Ha curato 8 manuali, tra cui 4 edizioni dell'handbook of Venus and Lymphatic Disorders. Ha tenuto oltre 6 ha ricevuto 23.456 citazioni con indice di 83. L'Università di Washington, Seattle, ha istituito la Cattedra Peter Golomvisky in disturbi venosi e linfatici. La sua alma mater, l'Università di Semmelweis, gli ha conferito la laurea Doctor Honoris Causa, il premio Semmelweis Budapest, e lo ha eletto membro del Consiglio d'amministrazione dell'Università. Il dottor Glovinsky ha ricevuto la Croce d'Ufficiale al Merito dell'Ordine della Repubblica di Ungheria. Anche la nostra Università di Padova ha deciso di conferire al professor Glovinsky un dottorato di ricerca d'onorem in scienze cardiovascolari. Tutto era pronto nel maggio del 2020, ma purtroppo la pandemia del Covid ha impedito l'organizzazione di questa cerimonia. La collaborazione tra le due cliniche di chirurgia vascolare dell'Università di Padova e della Mayo Clinic di Rochester sono iniziate circa 20 anni fa. Durante questo periodo sono state sviluppate diverse iniziative di tipo scientifico e di tipo formativo che si sono concretizzate con un proficuo scambio di specializzanti e borsisti. Oggi sono particolarmente felice. E ringrazio il mio Dipartimento e la nostra Università per aver accettato la mia proposta di assegnare al dottor Peter Glovinsky questo riconoscimento, che ritengo molto appropriato per un grande professionista che ha saputo preservare in ogni occasione della sua lunga carriera, malgrado le molte posizioni di grande potere raggiunto, l'umiltà. Valore che per me è fondamentale nell'attività quotidiana di un medico al servizio del prossimo. Grazie Peter per tutto quanto hai fatto per la nostra disciplina e anche per noi. A te va, oltre a questo prestigioso riconoscimento, anche la nostra più sincera stima. Grazie Peter. Grazie, professor Grego. Invito di nuovo sul podio il professor Massimiliano Zattin per la proclamazione e il conferimento del titolo di dottore di ricerca. Il professor Zattin dà lettura del testo del diploma di dottorato d'onore e invito il professor Glovitsky ad alzarsi in piedi. Thank you. Repubblica italiana, in nome della legge noi professoressa Daniela Mapelli, rettrice dell'Università degli Studi di Padova. Vista la deliberazione del, del Collegio Docenti del Corso di Dottorato in Medicina Specialistica Traslazionale Giambattista Morgagni dell'Università di Padova del 29 maggio 2019, nella quale si propone di conferire a Peter Glowiski, nato in Ungheria il 5 maggio 1948, il dottorato di ricerca d'onore in medicina specialistica traslazionale Giambattista Morgagni, curriculum Scienze Cardiovascolari. Visto l'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Reggio decrecio, de, Decreto del 31 agosto 1933, numero 1592. Visto l'articolo 8 della legge 21 febbraio 1980, numero 28. Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Cardio toraco Vascolari e Sanità Pubblica del 29 maggio 2019. Vista la delibera del Senato Accademico del 18 giugno 2019. Vista l'approvazione del Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca con lettera protocollo numero 365732 dell'8 agosto 2019. Conferiamo a Peter Glovizchi, il dottorato di ricerca ad onore in medicina specialistica traslazionale Giambattista Morgagni, Curriculo Scienze Cardiovascolari. E gli rilasciamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge. Padova, 26 maggio 2023. Bell applauso. Avviene ora la consegna del diploma di dottorato ad honorem al professor Glowitsky, mentre gli viene anche apposta, come da tradizione, la stola. Qualche foto di rito, ancora un applauso. Diamo ora la parola al, al professor Glovitsky per la sua Lectio Magistralis dal titolo The Changing Face of Surgical Education, Transfer of Surgical and Endovascular Knowledge to Young Surgeons. Vice Rector Zetin, distinguished professors, faculty, and students of Padua University, dear colleagues, and dear guests. It is a singular honor and a distinct privilege to receive uh, this recognition from such a prestigious university. For this, uh, I would like to express my deepest gratitude to uh, Professor Mapelli, Rector Mapelli, and the Padua University Council and Committee. And a special thanks goes to uh, Professor Franco Grego and uh, uh, Professor Annalisa Angelini for uh, proposing me for this um, wonderful honorary title. I have no conflict of interest for this presentation. Just one year ago, in May of 2022, Padua University celebrated uh, its 800 years anniversary, a monumental achievement. A monumental achievement of this worst world class institution with a tremendous history. That includes giants like Nicolaus Copernicus, Andreas Vesalius, and Galileo Galilei, among many others. As a vascular surgeon, I am especially impressed by the era of the medical renaissance of uh, the University of Padua, that Vesalius defined as the most illustrious of all the world, where hieronymus fabricius of aquapendente described the anatomy and function of venous valves, and william harvey made his fundamental discoveries of the blood circulation. i'd like to express my admiration to professor mapelli, the first woman rector, of this 800 year old university, a university that's characterized so aptly by knowledge and freedom. I'd like to uh, recognize past and present leaders of the Division of Vascular and Endovascular Surgery of the university, Professor Giovanni Dario. And Professor Franco Grego, who have been great ambassadors of the University of Padua and European leaders in cardiovascular surgery. I am grateful for the opportunity to share with you a few thoughts about the changing face of surgical education. I was asked to talk about the challenge. Of how to transfer surgical and endovascular knowledge to our young surgeons. The objectives of vascular surgery educations were well defined in the European training requirement in vascular surgery, namely to guarantee the highest standards of care in vascular surgery and to ensure the training. Of the vascular surgeons is raised to the highest possible level. In the United States, we follow the new vascular surgery milestones program that was put together by a 24 member group of the Society for Vascular Surgery. Milestones are set targets at five different levels for residents, fellows' performance. And it includes knowledge, skills, attitude, and other attributes of core competencies. It's designed for developmental purposes to support continuous quality improvement for learners, education programs, and our specialty. To me, the most important competency of a young vascular surgeon is patient care. Patient care that includes management of the patient's data, medical management of vascular disease, perioperative and longitudinal care, procedural preparations, and skills. Technical skills for open vascular surgery and for endovascular interventions, and this era of endovascular uh, interventions, vascular imaging. Five skill levels are established for both open and endovascular surgery, and the level of skills for each trainee is determined every six months, and feedback is provided about their progress. Now, advancing in skill levels requires alignment of the expectations of both the trainees and the consultants. and the fellow thinks, what am i going to learn by just watching another case? i really hope he will finally let me do this. then the consultant must be ready to teach. i could do it faster, that's what he would think or he would say, but he's ready and he's safe. so i will help him to do this case. So what do we offer to our residents and fellows today so they obtain the best possible training At Mayo Clinic in the number one hospital of the United States we offer a unique mix of patients with frequent and with rare diseases and we offer them the latest and best technology that's available in the United States. We also support academic advancement, multidisciplinary research, and peer reviewed publications. But most importantly, what we offer is one to one mentoring, one to one mentoring to our residents and fellows. Good mentorship is essential for the development of a young surgeon. Oliver Beers, one of the most famous Mayo Clinic surgeons, once president of the American College of Surgery, said that a surgeon's approach to surgery is not his alone, but is a composite of the best of what he has seen and learned in the course of his educational experience. The best mentors are experienced. They are well respected. They are honest and unselfish, who guide trainees' professional and personal development and help them to find opportunities to meet their long range plans. They must be dedicated to education. Mentorship rewards both the students. And the teachers. One of the founders of Mayo Clinic, Dr. William James Mayo, once said Each day, as I go through the hospital surrounded by younger men, and today he would add women, they give me of their dreams, and I give them of my experience, and I get the better of the exchange. During the four decades I spent at Mayo Clinic, mentoring 106 bright vascular surgery fellows and residents has given me tremendous satisfaction. Many are professors today, many are chairs of divisions and departments at prestigious institutions. I also had a chance to serve as mentor uh, of these 22 American and international research fellows and associates. Four of them came to Mayo Clinic from Italy, and Dr. Michele Piazza came directly from the University of Padua. In our educational curriculum, we pay close attention to our vascular conferences listed here, with the most prominent being our weekly multidisciplinary vascular center grand rounds, done frequently with other institutions, including the University of Padua. The profession of vascular surgery has progressed tremendously during the past 7 decades and the endovascular revolution has transformed the way we treat vascular patients today. Aortic aneurysms once treated, uh, treated exclusively with open surgical technique are done today and treated today without incisions without major incisions in abdominal cavity or in the chest today more than 80% of these aneurysms are treated with endovascular techniques using catheters and stent grafts transfer of surgical and endovascular skill and knowledge has been a challenge it has been a challenge to young surgeons because of the decreased number of open surgical procedures, the increased number of endovascular interventions, the decreased work hour of the residents, and, and that learning on patients in the operating room is no longer acceptable. Observation used to be the way to learn new skills over a hundred years ago when the mayo school of graduate Medi medical education started in 1915. but this is not enough today. to enhance knowledge and skills, simulation has been used in surgical education with increasing frequency. simulation is a technique of accelerated learning and deliberate practice. It is an immersive experience when the participants are immersed in a task as if it were the real world. Simulation works in aviation, it works in car racing. Simulation based learning in surgery is an educational program to develop skills, knowledge, and attitude without exposing the patients to unnecessary risk. To obtain board certificate, European vascular surgeons already have to, to perform practical work on a simulator to prove their surgical skills. Now the educational benefit of simulation includes deliberate practice with on-site or online feedback and assessment of the learner. It is repeatable. The levels of difficulty can be changed depending on the level of the uh, uh, fellowship training. And again, there is no risk to the patient. Deliberate practice is extremely important. Practice is focused attention and a specific, uh, with a specific goal of improving performance. So, that the learner breaks down the process into parts, identifies weaknesses, tests new techniques, integrates learning into the overall process. Just keep in mind that mindless practice of what you, on, uh, what you know only reinforces your current habits, it does not improve them. Creating realistic scenarios like a 3D model of real patients and using standard equipment allows for training and practice till one can master the procedure or skill 3d printing of the aneurysm from ct scan of real patients has been a major innovation in education that can be used as a model to learn and practice endograph placement before the operation we use a model with pulsatile fluid pump to simulate Real operating group condition. The uh, completion angiogram after endograft placement shows the striking similarities between simulation angiogram and the real case control angiogram. And uh, here on the right, you see the completed procedure that saves the lives of the patients by preventing rupture of the aneurysm. And the postoperative CT scan while well, on the left, you see the happy surgical team of the faculty, residents, and fellows after placement of a first in Mangora excluder toraco abdominal branch, TEMBI prosthesis. A recent Mayo Clinic Mass General study suggests that simulation training in aortic surgery should also focus on intraoperative decision making. Particularly dealing with the unexpected, dealing with the sudden hypotension, rupture of an aneurysm, injury to the left spinal vein or to the small bowel. In this study, a low fidelity virtual platform effectively delivered knowledge and allowed for intraoperative decision making practice in a remote environment. In the systematic review of 13 studies on simulation in vascular surgery, uh, simulation improved confidence and competence in open technical skills and the best results were seen with junior residents after multiple sessions. So my take home message today is that appropriate training of future vascular surgeons assures the highest standards in vascular care. Optimal transfer of surgical and endovascular knowledge and skill requires adding milestones and level of progress to the curriculum. Alignment of expectations and commitment of both the students and the mentors are essential. That simulation training is helpful and it should focus. On both advanced surgical and endovascular skills and on intraoperative decision making, and deliberate practice with focused attention and specific goals of improving performance should be combined with rapid and expert feedback. I'd like to leave you with the idea that greatness can be made. i recommend you a fascinating book, talent is overrated by american writer and broadcaster jess colvin, that tells us that greatness isn't coded into our dna, but comes from practice and perseverance. thank you for listening, and thank you for the leaders of this distinguished university for this uh, exceptional honor. Thank you Professor Glovitsky, grazie. Ed ora la cerimonia eh, si conclude con il canto dell'Inno Goliardico, il Gaudeamus Sigitur, eseguito dal Concentus Musicus Patavinus dell'Ateneo di Padova, oggi diretto dal maestro Antonio Bortolami. Vi chiedo cortesemente di alzarvi in piedi. La cerimonia si conclude qui. Vi ringraziamo ancora per la vostra partecipazione. Thank you.